l'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Il presidente Maurizio Zamparini ha commentato il pareggio ottenuto dal Palermo contro il Bologna domenica scorsa. Dice: è un'annata maledetta, quello che è successo a Sorrentino non gli è mai successo nella vita. Si è accorto di non poter prendere la palla con le mani e ha fatto il patatrac. Su Kurtic c'è un rigore enorme, come quello non dato a Ilicic a Udine. L'allenatore del Bologna negli spogliatoi ci ha detto in via confidenziale che era un rigore solare. La squadra non era così sbagliata, solo che per tanto tempo abbiamo avuto un allenatore perdente che ci ha messo in questa situazione. Se giochiamo così il calendario non è complicato, è più difficile giocare col Bologna che con Inter e Fiorentina. È uno dei tanti doppi ex. Pepe Mascara vede così il derby tra Catania e Palermo. Sentiamolo allora a Stadio News 24. Il derby è un discorso a sé, una partita a sé. Non si pensa alla classifica, non si pensa a quello che c'è dopo, retrocedi o dove andare in cena UEFA. Si vive una settimana molto molto intensa, molto particolare, e penso solo a quella gara, come prepararla, come riuscire a battere la squadra avversaria. Josip Ilicic ha segnato l'ottavo gol in questo campionato eguagliando il suo bottino di reti relativo al 2010-2011, un torneo che sancì l'ottimo impatto del trequartista sloveno con il calcio italiano in virtù di 4 gol nelle prime 6 apparizioni con la maglia del Palermo. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della gara di domenica al Massimino contro il Catania. Lo staff sanitario valuterà le condizioni di Ilicic, uscito anzitempo nel match contro il Bologna per un problema muscolare. Lo sloveno comunque dovrebbe stringere i denti ed essere in campo al Massimino contro il Catania. Sono in vendita da ieri i biglietti del Sartori ospiti dello Stadio Massimino per il derby Catania-Palermo in programma domenica 21 aprile alle ore 15. I tagliandi, riservati esclusivamente ai titolari di tessera del tifoso, saranno disponibili fino ad esaurimento. Capienza massima di 600 posti presso tutte le ricevitorie lottomatica autorizzate al prezzo di 24 euro ciascuno fino alle 19 di sabato 20 aprile. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.